molto rapido nel close out, come si dice, nell'andare a togliere luce ai tiratori da tre punti rispetto a quello che può fare Bilan. Qui attacca benissimo May, ma ancora meglio con il taglio dal lato debole. La palleggia Barnell, attacca, si chiude il palleggio e fuori da Spissu arriverà il pick and roll. Vorrai ora il cambio, poi Williams se ne va troppo presto. Spissu aveva appena tirato da lì libero. Si mette in proprio contro Tillman, lo attacca, lo scarico. Sanders, gentile, prova a resistere. Sanders penetra, trova Forrai. È un grande tiro, quello costruito dall'Aquila. Barnell prova a usare il fisico contro Morgan, che resiste. Barnell però è bravo, trovando equilibrio al momento del rilascio. Tempo per prendere e tirare. Beh, Benzus è adattissimo alla situazione. Che canestro! 5-50, Morgan, piedi a posto, grande parabola, tripla bersaglio. Brown prova a far correre i suoi e la palla nell'angolo è per Forrai. Comoda la tripla del capitano di Trento. Massimo vantaggio di serata, 39-29, 70 secondi alla fine. Parte Spissu nell'angolo, Benjus da tre, eccolo, ancora lui. Questi sono i dettagli che fa la differenza. Sanders con la ruota clamorosa per il più 13. La gentile Spissu da guardia in uscita al blocco di Bilan, torna da Benjus, dentro da Bilan, ecco il pallone, eccoli i servizi per il centro croato. Invece attacca Spissu, ecco il pick and roll, Benjus cambia, c'è May con Spissu, scarico, Brown, finta, lascia lì gentile, tripla! Effettivo in cui si concretizzava la palla persa, ma immagino la faccia, Williams prova con la virata a prendere vantaggio contro Bilan, se non altro lo sposta, gentile. Chiude il palleggio, Forrai vicino, alla fine Bilan riceve spazio per Benjus, grande finta, tripla bersaglio, non può sbagliare, letteralmente. Parte Sanders, fuori per Brown, c'è De Vecchi davanti nella zona del banco di Sardegna, con il canestro e fallo trovato da Kelvin Martin. Williams non è semplice, allora si va da Benjus, poi Barnell. Stavolta l'ha perso Sanders, attacca Barnell, alla fine resta libero De Vecchi che spara e segna ancora. Anche perché è arrivato Sanders a dare manforte. May vede Williams, lo pesca, consolida la posizione con un palleggio. Barnell fuori, De Vecchi di tocco, molto bene per Spissu che parte poi in palleggio e deve riscaricare per De Vecchi, la finta. Morgan è lì, De Vecchi allora va a attaccare l'area per l'Aquila. È sempre priva di mezzanotte e Pascolo. Williams da tre e alla fine Sanders a sparare un'altra tripla. Ferro, rimbalzo di De Vecchi che apre per Barnell che prova a spingere, 3-10, buona palla Tillman, il famoso gesto barbaro. Termina la partita, la Bialeva Arena, la Dolomiti Energia vince 92-78.